poi i pregiudizi, no? Le donne pittrici che pure ci sono state considerate spesso eternamente modelle, eternamente muse di qualcun altro, eternamente amanti, eternamente figlie di qualche altro pittore importante. Adesso ve ne racconto un po' di storia. Ho messo qui, questi sono gli unici quadri di uomini, che probabilmente sono quelli che si conoscono più di tutti, no? E sono le modelle sono Herbert Morisot, Elisabeth Siddal, Dora Maar, Suzanne Valadon, Joanna Romani. Adesso vi faccio vedere dei loro dipinti. Sono conosciute quasi più per il loro autoritratto che non per quello che hanno prodotto. Herbert Morisot, credo che voi lo conosciate, questo è un quadro di Manet. Manet era il suo maestro, nonché probabilmente, no, non amante, ma lei rimase sempre folgorata dalla figura di Manet. Manet era il maestro di tutti gli impressionisti, non impressionista peraltro, e Cioè, forse un più impressionista da un conosciuta. impressionista, insomma, è un po' strano. È forse più conosciuta per il suo autoritratto che non per quello che ha prodotto lei, per non parlare di Elisabeth Siddal, eternamente Ofelia. Adesso, anzi, eccola qui, è una storia struggente quella di Elisabeth Siddal, che fu la moglie e musa di Dante Gabriel Rossetti, il pittore preraffaellita. Posò per Millet, quello di prima, l'Ofelia, un quadro bellissimo, tra l'altro meraviglioso. Io l'ho appena visto a Milano, credetemi, sono rimasta lì un'ora. È bellissimo. E lei è conosciuta più per essere Ofelia che non invece per quello che lei ha prodotto. Tra l'altro, era anche una poetessa, però ricordata per lo più come moglie di Dante Gabriel Rossetti. Peraltro, lei morì molto presto, a 31 anni, per un'eccessiva dose di laudano, una droga di cui era diventata dipendente a causa di un malore avuto proprio mentre stava posando per Millet nell'Ofelia, perché si ruppe la lampada che riscaldava l'ambiente, quindi lei era nell'acqua, si ammalò e cominciò a usare il laudano, di cui poi volontariamente o meno non è chiaro se si è suicidato o se insomma comunque era dipendente da questo. E tra l'altro si dice, si narra che Dante Gabriel Rossetti, il marito, mise un libro di poesia, un manoscritto di poesie che aveva scritto per lei, lui per lei, nella tomba. 7 anni dopo decise di aprire la bara per prendere il manoscritto e pubblicarlo. Lo fece di notte per evitare, come dire, la sollevazione popolare. Si narra nella leggenda che i suoi bellissimi, infiniti capelli rossi avessero continuato a crescere nella bara e che il suo spirito abbia poi continuato a come si dirà, ad angosciare Dante Gabriel Rossetti, che poi per la cronaca si trovò un'altra musa, che è quella che forse molti conoscono, l'altra grande protagonista dei suoi quadri, Jane Morris, ma quella è un'altra storia. Così come Suzanne Valadon, modella, anche lei tra l'altro qui incrocia un'altra discriminazione. Suzanne Valadon era figlia di una cameriera, donna, ragazza madre, quindi è, come dire, viene da una classe sociale molto bassa, quindi ha anche questa difficoltà, che era di una difficoltà anche per gli uomini ovviamente. Eppure riesce Susanna Maradona a diventare, dopo essere stata modella di grandissimi e importantissimi pittori, diventa poi a un certo punto si passa dall'altra parte della tela. È modella di autori come Puvis de Chavannes, Toulouse-Lautrec, Renoir, di cui avete visto prima il suo autoritratto. È anche amante di questi pittori, considerate che all'epoca nella Montmartre di fine 800, non a caso lei, come vi ho detto, era una donna povera tendenzialmente, fa la modella per sopravvivere,
tra l'essere modella e l'essere amante più o meno a pagamento, diciamo, dei pittori per la quale posai, insomma, una distinzione abbastanza sottile, diciamo. Quindi è amante considerata anche di Puvis de Chavannes, che ha 30 anni più di lei. Adesso, se avete in mente Puvis de Chavannes, sono quelle immagini bellissime di queste donne bianche, candide, bellissime, un nudo molto erotico, no? Che è la visione maschile dei corpi. Dei corpi delle modelle. Lei a un certo punto, sostenuta da un altro grandissimo pittore, Degas, di cui non è mai né modella né amante, e che tra l'altro era un incredibile misogino, perché trattava le sue modelle malissimo, le costringeva a delle cose durissime per ore. C'è anche un bellissimo libro, La modella di Degas, che racconta questa storia, ma fu l'unico che convinse Susanne Valadon a credere in se stessa e passare da davanti alla tela a dietro. È interessantissimo come Susanne Valadon racconta il corpo femminile, e non lo racconta più come Puvis de Chavannes, per capirci, con queste donne bellissime, erotiche, eccetera, ma vede il suo corpo, che era bellissimo, era una donna meravigliosa lei, ma come un corpo vero, senza indulgenza anche rispetto a aspetti, come dire, al concreto, alla realtà dei corpi. Alcune delle sue immagini sono molto dure, cioè non, per niente indulgenti, anche sui difetti fisici, perché non è più come gli uomini percepiscono il corpo nudo delle donne, ma come una donna che è stata abituata a posare e ad essere il corpo, come lei invece lo interpreta. Questo è un particolare di Adamo ed Eva: solo una donna poteva dipingere una Eva così, che tra l'altro, come vedete, per questo ho scelto il particolare, è lei a cogliere la mela. Non è mai raccontata così, la Bibbia non la racconta così, Adamo che prende la mela perché Eva lo convince. Questa invece è una Eva assolutamente sicura e convinta di sé, che prende la mela e, come vedete, Adamo accompagna soltanto il gesto. Una bellissima storia quella di Susanne Valadon. Romani, perché anche se poi vive in Francia, è di origine italiana. Anche lei fu modella a 19 anni, allieva anche del pittore di cui era modella. A un certo punto spinse anche lei di posare per dedicarsi a sue opere. Sono per lo più, guardate questa è la Giuditta che sta per estrarre la spada per uccidere Oloferne, guardate quanta è eroica, convinta. E la maggior parte dei dipinti di Joana Romani sono di donne forti, coraggiose, cioè una Giovanna d'Arco bellissima, una Medea meravigliosa, sono delle opere bellissime. Lei sfidò tutti e tutti, l'avete mai sentita? No. Okay. Totalmente sconosciuta, morì in manicomio, sconosciuta da tutti. Tenete conto che all'epoca, come poi accadrà per Camille Claudel, di cui vi parlerò tra un po', il manicomio era sostanzialmente il luogo dove finivano le donne, che osavano anche sfidare con la loro libertà, con la loro trasgressività, le convenzioni sociali. Questo solo per dire, Dora Maar, che tutti conoscono per i ritratti di Picasso, perché era una delle amanti di Picasso, in realtà era una fotografa più che un artista, ma volevo finalmente farvi vedere, invece che essere solo abituati a vedere come Picasso vedeva Dora Maar, come Dora Maar invece vedeva Picasso, finalmente dall'altra parte. E eternamente avanti, nel senso che sono spesso anche donne pittrici importantissime state vissute all'ombra dei loro maestri, amanti, tendenzialmente spesso molto più grandi di loro, che l'hanno sovrastate con la loro fama. No, ho messo alcune coppie, adesso vi dico chi sono, avrei potuto mettere qui, fare 10 slide di questo. Ovviamente, insomma, la più famosa, Frida Kahlo con Diego Rivera. Tenete conto che adesso, poi ne parliamo, ma adesso Frida Kahlo è conosciuta
tra l'altro c'è da domandarsi se è conosciuta per la sua opera o se è conosciuta per la moda e diciamo il taglio dei capelli, la congiatura dei capelli, per capirci, o per la sua vita molto struggente, eccetera. Ma all'epoca Diego Rivera era considerato forse il più importante muralista messicano, e lei invece molto poco considerata, nonostante l'apprezzamento che Diego Rivera aveva nei suoi confronti. Tenete conto che in una garzantina che ho ancora io a casa degli anni 70, perché lì c'è una vecchia edizione, Frida Kahlo, cioè ci sono tutti i pittori possibili, ma anche quelli diciamo tendenzialmente meno noti, più mediocri appunto, come si diceva prima, Frida Kahlo non c'è. Compare solo come alla voce Diego Rivera, come moglie di Diego Rivera. Questa è Kandinsky con Gabriel Munter, adesso vi farò vedere subito qualcosa di lei. Lila Gonciarova con Larionov, probabilmente l'opera della Natalia Gonciarova dell'Avanguardia Russa è molto più ricca, più bella di quella di Mikhail Larionov, eppure nei manuali di storia dell'arte voi troverete il paragrafo su Mikhail Larionov dove dentro troverete la Gonciarova, ok? E poi al centro, forse credo la più sfortunata di tutti, cioè Benedetta Cappa insieme a Marinetti, il futurista. Il futurismo fu una delle correnti più segnatamente maschiliste, maciste, che teorizzava l'odio per le donne, e quindi questa donna che pure ha dipinto delle cose meravigliose è stata all'ombra di che uomo, cioè nel senso uno degli uomini più macisti, degli artisti più macisti che ci sono state. Gabriel Munter, guardate che un artista espressionista, fu una delle fondatrici del Der Blaue Reuter, che è il gruppo da cui nasce l'espressionismo tedesco. Lei stessa diceva: non sono stata che un'appendice di Kandinsky, sono stata considerata la donna del gruppo, non una delle fondatrici dell'espressionismo. Tra l'altro Kandinsky era anche il suo maestro, era anche il suo amante, appunto, sono stati insieme moltissimo, lui non l'ha mai sposata, alla fine l'ha lasciata per una donna molto più giovane di lei, e lei ha finito in depressione e per quasi un decennio non ha più toccato la tela. Vado veloce qui perché altrimenti non arriviamo in fondo. Comunque Sonia Delaunay, la moglie di Robert Delaunay, Suzanne Duchamp, la sorella di Marcel Duchamp, nessuno sa nemmeno che c'è, Anna Alba D'Adema, la figlia morta in povertà quando morì il padre, nonostante era una pittrice favolosa, figlia di Laurence Alba D'Adema, e guardate, soprattutto ci tenevo a farvi vedere, Marie Lorenzin, non si conosce, queste, le sue donne sono assolutamente riconoscibili, potrebbe essere un nostro Modigliani, per capirci, cioè se fosse stata uomo sarebbe stata a livello di fama di un Modigliani, con queste sue donne bellissime ed eree, con quasi solo gli occhi accennati, con questi colori tenui bellissimi, fu l'amante di Guillaume Apollinaire, anche lei all'ombra del suo di Apollinaire. E poi Camille Claudel. Se non vi sto stancando, spendo qualche minuto in più per Camille Claudel, però se voi mi volete mi dite vado veloce e vado avanti. Però credetemi che basterebbe anche solo per portare un minimo di giustizia nella vita di Camille Claudel la necessità di raccontare la storia delle donne, perché è veramente una storia struggente quella di Camille Claudel, che è stata una scultrice straordinaria, amante, tormentatissima, anche lei morì in manicomio dove rimase chiusa per 30 anni perché osò sfidare tutto e tutti, era l'amante di Rodin, un scultore, diciamo padre della scultura contemporanea, espressionista, e si influenzarono molto più grandi di lei, erano più di 4 anni più di lei, come anche vedete dall'immagine. Si influenzarono vicendevolmente, le statue, adesso le vedrete, sono di una bellezza incredibile, non hanno niente da togliere alla bellezza delle statue di Rodin. Camille Claudel fu l'unica a cui Rodin concesse di
lavorare ad alcuni dettagli delle sue statue, cioè le mani, le cose, non lo concesse a nessun altro, anche per capire quanto lui l'apprezzava anche come scultrice. Tra l'altro, essere scultrice è ancora più complicato per una donna che non accedere alla professione della pittura. Vi ho messo, questa è lei, Camille Claudel, che lavora a una sua opera. Come vedete, erano costrette a lavorare con i vestiti che dovevano portare, perché ancora a quell'epoca, per indossare abiti più da lavoro, pantaloni, dovevi avere l'autorizzazione delle forze di polizia, per capirci. Quindi considerate che un conto è dipingere, un conto è scolpire. Cioè, non era comoda sotto gli abiti. Assolutamente no, esatto. E poi la scultura è un lavoro anche più faticoso e soprattutto più oneroso. Quindi ha bisogno dei finanziamenti dello Stato. Se lo Stato te li dà, tu hai accesso ai materiali. Se lo Stato non te li dà, fai più fatica. E se sei una donna, farai più fatica. E se sei una donna, è difficile, ancora più difficile, sfidare tutto e tutti e produrre delle opere che così apertamente erotiche, così apertamente il corpo è usato in maniera molto forte. Faceva lo stesso Rodin, ma Rodin non veniva criticato. Camille Claudel invece è stata condannata a una sorta di oblio. Guardate quanto bello, penso che sia l'opera più bella di Camille Claudel, la valse, il valse, guardate il turbinio, sembra di vederli muoversi, e soprattutto avvolti in questa spirale di passione, probabilmente c'è dentro la sua storia con Rodin, stanno sul punto di perdere l'equilibrio. Tra l'altro, considerate che fare una statua come questa, che sembra che stia per cadere, è anche molto complicato dal punto di vista tecnico. Il rapporto con Rodin fu esattamente questo, un turbine di passione con il maestro, con il mito Rodin, che però molto più banalmente passò tutta la sua vita in una doppia relazione con Camille Claudel, molto bella, di cui fu anche che posò anche per lui, e poi la sua donna di sempre, Rosa, una donna molto più modesta, che probabilmente non apprezzava come apprezzava Camille Claudel, ma che rappresentava la sicurezza in qualche modo, e alla fine, ovviamente non ve lo dico nemmeno, scelse la sicurezza, e Camille Claudel appunto ha finito per struggersi dentro a questa storia, presa poi da un'ossessione contro rispetto a questa vicenda, che era una vicenda personale, che però aveva condizionato anche la sua vita artistica. E tra l'altro, considerate che la famiglia di Camille Claudel aveva vissuto fin dall'inizio con estrema riprovazione il fatto che lei fosse l'amante appunto di un uomo, tra l'altro molto più grande di lei, e che aveva una relazione con un'altra donna, stabile con un'altra donna. Guardate quest'altra scultura, che bella, la Femme Croupier. Vedete, come vi dicevo, come il nudo è esplicito, perché non è in posa, è duro da vedere, quindi è duro da essere accettato dalla critica, soprattutto se a scolpirlo è una donna. Questa fu l'opera, probabilmente il punto di non ritorno della vita di Camille Claudel. Si intitola L'âge mûr, cioè l'età adulta, ed è il momento in cui Camille Claudel inizia a scivolare verso il baratro, perché decide di scolpire e di rendere pubblica, aperta, la relazione con Rodin, di cui tutti sapevano, ma che così sfacciatamente lei vuole rendere universale. Universale perché questa è la storia dell'età adulta che è trascinata via dalla vecchiaia, e con la giovinezza che brama di restare con lui. È esattamente la storia di Rodin che sceglie la sua compagna di sempre, interpretata da Camille Claudel come la vecchia, mentre lei sta implorando che lui resti con lei. Guardate solo nella tensione dei muscoli, nella tensione delle mani, cosa c'è dentro. Lo Stato francese aveva commissionato quest'opera a Camille Claudel, quando vide il bozzetto non gliela portò a compimento, quindi non gli diede i soldi per realizzarla. Lei
lottò per tutta la vita per riuscire a realizzarla, non ci riuscì e iniziò ad ossessionarsi al fatto che era stato Rodin, che all'epoca era all'apice della fama in Francia, a non volere che lei avesse questo finanziamento, diciamo. Probabilmente era anche vero, perché a un certo punto Rodin si è trovato di fronte alla, diciamo, alla relazione messa sulla pietra. Da lì in poi un punto di non ritorno. Guardate, questa l'ho scelta, anche questa è struggente, questa è una citazione da Caravaggio. Questo è Perseo che taglia la testa a Medusa, la Gorgone. È una citazione da Caravaggio, perché avete presente il tema di Caravaggio, quello è un Davide e Golia, cioè Davide, il bambino con la testa di Golia. Caravaggio fa varie versioni del Davide e Golia, l'ultima è quella in cui Caravaggio è un uomo braccato ormai, quindi totalmente disperato, e nella testa di Golia rappresenta se stesso, quindi è l'autoritratto di Caravaggio, è un'opera straordinaria. In questa scultura lei fa lo stesso, cioè la testa della Medusa è il suo autoritratto. Ormai di quella bellezza giovanile che aveva non c'è quasi più niente, è ingrassata a dismisura, non più curata, perché sta appunto scivolando nella disperazione. E, come vedete, dice, mi piacerebbe fare appunto un mestiere che attira il mondo e non lo fa scappare. Lei si mette, per il solo fatto di vivere da sola, lei si mette contro tutti. Anche questo è struggente, struggente. Efferato crimine, poi, attenzione. Sì. Struggente la statua, struggente quello che lei scrive dal manicomio. Mi si rimprovera l'efferato crimine di aver vissuto sola. Finirà in manicomio, non prima di aver. Smette completamente di scolpire, completamente. Vive 30 anni in manicomio, abbandonata anche dalla famiglia, anche dal fratello che è uno scrittore e che è lui di fatto a portarla in manicomio, ma la madre e il padre l'hanno già abbandonata da tempo. Tra l'altro distrugge alcune delle sue opere, e questa è la Niobide ferita ed è l'unica, alla fine, l'unica statua che finalmente il governo francese le finanzia. Non ironia, diciamo cattiveria della sorte, mettiamola così, che crudeltà della sorte, che finalmente lo Stato le sovvenzioni una statua in cui lei, sì, in qualche modo non è un autoritratto, ma è chiaro che lei si sta rappresentando come una donna ferita, morente, e diciamo, lo vedete, non c'è bisogno che dica altro. È una storia struggente, quella di Camille Claudel.